sono qua al velodromo di Siena per allenarmi. Anziché fare rulli ho deciso di venire un po' all'aperto, dato che respirare un po' di aria, anche se fredda, anche se quella di gennaio, non fa mai male. Dunque ragazzi, questo è un velodromo, come vedete, all'aperto, sottoposto a ogni tipo di intemperie. Se fa freddo patirete freddo, se fa caldo suderete, se piove vi bagnerete, se c'è vento e lo prenderete. Insomma, questo è uno dei grandi difetti dei velodromi all'aperto. Inoltre il proprio fondo, che è un fondo in asfalto, risentirà molto delle condizioni climatiche, quindi nel tempo si potrà rovinare, come in effetti è un pochino rovinato anche questo, anche se oggi ho visto dei tecnici che stavano prendendo nota di alcuni interventi per ripristinare il fondo. E nonostante tutto, sia un velodromo all'aperto è comunque una buona soluzione per allenarsi, anche quando in inverno c'è un briciolo di sole e non si vuole stare in casa dentro una scatola a fare i rulli. Certo, non è il Vigorelli, non ha il fondo in legno, non è il fondo in pavé, però è comunque una buona soluzione. Ho sentito dire su YouTube che il velodromo è un qualcosa di antidemocratico, perché per andare al velodromo, in questo caso si parlava di andare al Vigorelli, bisogna fare molti chilometri, pagare e girare in pista per poco tempo. Ma io sinceramente non ritengo che andare al velodromo sia antidemocratico. Io sono entrato gratis, ho salutato il custode. Certo, l'attività sportiva in inverno qua, quella didattica dei bambini, è sospesa, così anche come quella degli amatori, e infatti si nota un pochino di incuria, ma diciamo durante la fase invernale il velodromo vive della sola passione di chi come me ed altri viene a svolgere attività come ciclismo, pattinaggio, sci di fondo, altrimenti vorrebbe dire che qua ci sarebbe stata la neve. Però io non penso sia antidemocratico venire a pattinare in un velodromo, a pedalare in un velodromo oppure con una hand bike. In questo caso io sono entrato gratis, non ho dovuto versare nemmeno un euro. Come dicevo, non sarà il Vigorelli, ma questo velodromo, il velodromo di Siena, permette a tutti di potersi allenare in totale sicurezza. Il vantaggio di questi velodromi, quelli all'aperto, è che ti isolano completamente dal traffico, non ci sono moto, non ci sono macchine, non c'è pedoni che attraversano la strada. Insomma, questa è la palestra dei ciclisti. Poi se qualcuno vuole tirarsela e vuole dire che andare al Vigorelli è antidemocratico, beh, io insomma lo lascio parlare, perché tanto le chiacchiere le porta via il vento. Il Vigorelli non è questo tipo di velodromo, il Vigorelli diciamo è l'università del velodromo. Comunque anche un velodromo come questo vi assicuro che può aiutarvi quando volete cercare ad inizio stagione magari il passo, o quando siete ancora fuori forma e non ve la sentite di andare in strada. Venite qua, pedalate mezz'ora, 40 minuti, un'ora, un'ora e mezzo, due ore, e piano piano la gamba tornerà. Quindi ragazzi, detto questo, adesso è arrivato il momento di farvi vedere come è fatto un velodromo. Questo velodromo è un anello, come ho detto, in cemento, in asfalto, e all'interno della pista troverete diverse linee. La prima è una linea trasversale, sarà la linea di arrivo, che segnerà la fine di ogni giro e di ogni competizione. Poi abbiamo un anello basso, celeste, che è chiamata zona di riposo. Questa tecnicamente non fa parte della pista, un atleta non può usarlo per superare un avversario, ma è una zona che viene tenuta a disposizione degli atleti che magari in un giro hanno deciso di non lanciarsi e in quel giro magari si riposano. Per quanto riguarda invece la larghezza della pista, questa può variare dai 5 ai 10 metri. Ovviamente velodromi più moderni e più grandi avranno larghezze di pista molto più ampie rispetto a quelli più vecchi e più magari piccoli. L'area interna all'anello su cui girano le biciclette è l'area centrale, che è adibita ad esempio all'area tecnica, dove allenatori e atleti si preparano per la propria competizione. È bello vederla perché durante le gare è un vero e proprio villaggio suddiviso in piccoli cubicoli, dove gli atleti sui rulli si scaldano per iniziare la propria competizione. Un'altra linea fondamentale all'interno di un velodromo è la linea nera, che di solito si trova a 20 cm dal bordo più interno. Questa è la linea che determina la lunghezza vera e propria del velodromo ed è la linea su cui tutti i ciclisti tendono a stare sopra, in quanto dà la traiettoria migliore e più breve per completare un giro. Un'altra linea molto importante è la linea rossa. In questa linea si posizionano i velocisti e i velocisti non possono essere superati alla sinistra di questa linea, bensì a destra, altrimenti sarebbe troppo pericoloso. Questo velodromo ad esempio non ha la linea degli Steyr. La linea degli Steyr si trova a circa 2/3 della pista ed indica la distanza che devono tenere fra di sé
nelle gare di mezzo fondo, appunto gli Steyr. Eccomi qua ragazzi, la batteria della GoPro mi ha piantato sul più bello. Volevo prima di salutarvi e ricordarvi di quanto sia particolare la sensazione di pedalare all'interno di una pista, all'interno di un velodromo, anche se non si tratta del Vigorelli. Se avete un velodromo vicino a casa vostra, vi invito comunque a provare ad allenarvi su quel circuito, perché sono sensazioni molto particolari. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, che dire, d'estate è molto difficile pedalare in un velodromo di asfalto, perché il caldo, se non è un ambiente molto ventilato, ribolle, e è molto difficoltoso pedalare in queste condizioni. D'inverno, quando c'è bel tempo e, come dicevo nel video, non si è ancora pronti per entrare in strada, una preparazione sul velodromo può essere un'alternativa al rullo. Quindi ragazzi, che dire, provatelo, se correte in pista o se vi siete già allenati al velodromo, ditelo qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e come sempre alla prossima, ciao!